Sono Eleonora Pantò, lavoro in un centro di ricerca qui a Torino che si chiama CSP e collaboro con il MUPIM, in particolare sul tema donne e tecnologie, ed ho collaborato all'organizzazione dell'ADA Day. Oggi abito Vistoli, ho parlato del tema della pervasività del software ed in particolare di come tutto il mondo stia cominciando ad essere governato dagli algoritmi. Questo da un lato è molto positivo perché ovviamente libera gli umani da tanti problemi e incombenze, dall'altro però è necessario che tutti noi siamo consapevoli che a volte gli algoritmi si portano dietro degli stereotipi che sono i nostri, degli umani, che addestrando queste intelligenze trasferiamo anche i nostri, come dire, punti di vista non sempre equilibrati. Questo per me è un aspetto molto importante perché appunto non dobbiamo abituarci ad accettare l'idea che la colpa sia dell'algoritmo.